leggeremo sempre in Apocalisse capitolo 1. Apocalisse capitolo 1. Giovanni sull'isola di Patmos. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Che Dio vi benedica. Amen. Stiamo parlando degli occhi come fiamma di fuoco e siamo sulle sette caratteristiche che William Branham l'ha chiamato la sestuplice gloria della sua persona. E quando noi vediamo queste sestuplice gloria della sua persona, vediamo che queste sestuplice gloria della persona di Cristo fanno vedere soltanto il giudizio. E quando l'abbiamo studiato fino qui, abbiamo visto che era Cristo nella sposa, era la seconda venuta, quando lui viene come giudice. Perché noi sappiamo che nella prima venuta, quando lui aveva preso il libro di Esaia, ha preso il libro di Esaia dove si parlava della grazia e del giudizio, che cosa ha fatto Gesù? Quando era entrato nel Tempio quel giorno, il sacerdote gli aveva dato il libro di Esaia. E come noi sappiamo che niente avviene per caso, lui ha girato il libro di Esaia, ha preso il rotolo, l'ha aperto fino a Esaia 61, mi sembra 61, e lui l'ha letto. E quando l'ha letto, è arrivato fino a Esaia, è arrivato a alla metà di Esaia 61, e quando è arrivata alla metà che parlava dell'anno di grazia, che cosa è successo? Lui ha fermato il libro e ha dato il libro al prete e tutto lo sguardo dell'assemblea era su di lui, e lui guardando in giro ha detto: oggi questa scrittura che voi mi avete sentito leggere si è adempiuto dinanzi a voi. E questa sua dichiarazione aveva provocato un grande clamore 2000 anni fa, fino a che l'hanno preso e volevano buttarlo della montagna per buttarlo giù, ma lui è passato in mezzo alla folla e se n'è andato, perché l'ora in cui devono mettere la mano su di lui non era ancora arrivata. Ma quella sua dichiarazione è stata ha fatto talmente clamore, ha disturbato i sacerdoti dell'epoca, perché tutti sapevano che il Messia doveva venire, che la venuta del Messia l'aspettavano, e tutti sapevano che quella scrittura riguardavano la venuta di Cristo, riguardavano la venuta di Dio sulla terra. E come mai un ragazzo di 30 anni, un ragazzo di 33 anni scende e dice: oggi si è adempiuta davanti a voi questa scrittura. E questo è il grosso dei problemi. E questa è la più grande faccenda che il mondo abbia mai conosciuto. Dunque, quando siamo arrivati lì, abbiamo visto che Gesù, avendo fatto quella dichiarazione, ha lasciato la metà dell'altra parte della scrittura,
E l'altra parte sappiamo che lui lo doveva adempiere nella sua seconda venuta, come William Branham ce l'ha detto, ha detto nelle sette epoche, ha detto che alcune cose lui l'aveva lasciato a fare, aveva lasciato alcune cose che lui non l'ha fatto e che sapeva che lo faceva. Voglio vedere un po' se riesco a trovare quel passo e lo leggiamo, dove lui dice, la Bibbia dice che alcune cose lui, ok, nelle sette epoche, voglio trovarlo, sette epoche, pagina 160, quelli che sono nella sposa fanno solo la sua volontà, nessuno potrà fargli agire altrimenti, e siano così, dice il Signore, la sposa, hai così dice il Signore, la sposa è così dice il Signore. Dunque, oh, noi sappiamo, come l'ho detto fino qui, che noi sappiamo, come l'ho detto fino qui, che Dio prende un uomo e adempie la sua parola in lui e dice che l'ho fatto. Ha preso uno in mezzo a noi, che noi chiamiamo William Marion Branham, ha adempiuto quella scrittura in lui e Dio dice che l'ha fatto. E noi sappiamo automaticamente, noi che crediamo quella scrittura, ci identifichiamo a questa scrittura. Dunque abbiamo detto che quando Gesù aveva letto quella scrittura, ha lasciato la metà. E già la prima metà che lui si è identificato a quella metà aveva causato troppo difficoltà per il suo giorno. È stata una grande battaglia per lui, che lo volevano uccidere anche in quel giorno là. È stato difficile per la gente della sua epoca credere che quel ragazzo di 30 anni, figlio di Maria e di Giuseppe, che giocava con i loro ragazzi sulle strade, poteva venire e dire: oggi si è adempiuto quella scrittura. Ma tutti sapevano che questa scrittura riguardava il Messia. Tutti sapevano che quella scrittura riguardava la venuta di Cristo sulla terra. E lui ha lasciato l'altra metà. Quando ha lasciato l'altra metà che è rimasto, lui sapeva che lo dovrebbe adempiere nella seconda venuta. Allora, quella seconda metà, che cosa ne fa? L'altra metà ha a che fare. L'altra metà ha a che fare con l'altra metà ha a che fare con la sua seconda venuta, che doveva essere la venuta del giudizio. E vediamo, quelli che sono nella sposa, vediamo come adempie l'altra metà. Sette epoche, pagina 160. Quelli che sono nella sposa fanno solo la sua volontà. Nessuno potrà fargli agire altrimenti. E siano così, dice il Signore, o se ne stanno in silenzio. Dunque, quelli che stanno nella sposa fanno solo la sua volontà. La sposa fa solo la volontà di Cristo. Nessuno potrà fargli agire altrimenti. Essi, la sposa, essi hanno il così, dice il Signore, o se ne stanno in silenzio. Essi sanno che deve essere Dio in loro che fa le opere, adempiendo la sua propria parola. Durante il suo ministero terreno, dunque nella prima venuta, durante il suo ministero terreno, egli non completò tutta l'opera sua. Dunque alcune cose lui non l'aveva fatto nella prima venuta. Durante il suo ministero terreno, egli non completò tutta l'opera sua. Così, egli ora opera nella e tramite la sposa. Ora Cristo, quello che lui ha da fare, lo fa nella e tramite la sposa. Questo lei lo sa. Questo la sposa lo sa. La sposa sa che quello che si deve fare oggi non è l'uomo di Galilea che lo deve fare, ma è l'uomo di Galilea nella forma della sposa che lo fa oggi. Altrimenti, se lo ritorna a fare lui, vuol dire che il suo ministero della prima volta ha fallito, perché lui era venuto morire alla croce, versare il suo sangue per lavare un corpo che sia capace di fare quello che lui ha fatto d'un modo virginale. Perché lui era nato d'un modo virginale per poter fare tutto quello che ha fatto.
Ma ora prende un corpo e quel sangue del Calvario lo lava, lo rende puro e lui ora entra in quel corpo, prende la forma della sposa e adempi nel corpo fisico nato da uomo e donna quello che lui aveva fatto 2000 anni fa. Dunque, William Branham dice qui nelle sette epoche che durante il suo ministero terreno egli non completò tutta l'opera sua, così egli ora opera nella e tramite la sposa. Questo lei lo sa, poiché allora non era ancora il momento che lui facesse sette cose che lui doveva fare ora. 2000 anni fa alcune cose lui non poteva farle. Ci sono delle cose che lui doveva fare oggi, ma che 2000 anni fa non poteva fare. E queste cose che si devono fare oggi, lui le deve fare dove? Nella sposa. E la sposa è così, dice il Signore. Ok? Questo lei lo sa. E questo lei lo sa, poiché allora non era ancora il momento che lui facesse sette cose che lui deve fare ora. Ma ora, tramite la sposa, egli vuole condurre a compimento quell'opera che egli lasciò da fare per questo specifico tempo. Ora, tramite la sposa, Cristo vuole portare a compimento l'opera che lui aveva lasciato 2000 anni fa. E che dunque, che cosa lui aveva lasciato 2000 anni fa che non aveva fatto? La parte del giudizio. Perché la parte della grazia l'ha fatto. E sappiamo che la grazia di Dio è stata manifestata. Perché Gesù ha detto ai farisei: voi oggi mi chiamate Belzebul, voi oggi mi chiamate diavolo, voi oggi mi chiamate telepatia. Mi dite che io sono, io leggo la mente delle persone, io ve lo perdono. Ma quando lo Spirito Santo verrà e farà la stessa cosa nella parte dell'Ovest, in America, e che voi lo chiamerete telepatia, questo non vi sarà perdonato né ora né nei secoli da venire. Perché nella forma della sposa non sarà perdonato, nella forma della leonessa che è più cattiva e non sarà perdonata a nessuno. Ok? E noi abbiamo visto che questa parte è stata fatta. Il problema oggi è che quando noi prendiamo il messaggio dell'ora e che noi ci avviciniamo alla parola, noi lasciamo la parola così, la trascuriamo. E di solito dico nelle mie predicazioni che le persone hanno preso questo messaggio come qualcosa di religioso, un movimento, un club nel quale noi siamo. Ma invece di studiare la parola, sapete, è diventato un problema, hanno paura. E penso che la gente, invece di, abbiamo questo pensiero, la gente invece di incontrare la parola, hanno incontrato la religione. E sono diventati tutti religiosi. Cantiamo di più, preghiamo di più, ma non hanno incontrato la parola. Perché quando Natanaele aveva incontrato la parola, lui studiava la parola, aveva a cuore di incontrare il Messia. Oggi ci sono tanti avventurieri, tanti vagabondi che sono nel messaggio. Non sanno manco chi è William Marion Branham, chi è quel profeta, perché Dio l'ha mandato. William Branham dice: la mia missione sulla terra è di essere precursore di Cristo, è di essere precursore della parola che è Cristo, e Cristo porta in sé il millennio. Dunque questa è la missione di William Marion Branham. E noi abbiamo detto sempre che Giovanni Battista non è mai morto prima di vedere il Messia, ma oggi ci dicono che il Messia non è venuto, aspettiamo il Messia. Ma Giovanni Battista se n'è già andato. Allora, ritorniamo un po' qui e vediamo che quando Giovanni fu rapito nel giorno del Signore, abbiamo insistito per dire che il giorno del Signore è Malachia 4, che il giorno del Signore è un giorno terribile, è un giorno spaventevole, è un giorno in cui il mondo deve tremare.
E per questo che il mondo è entrato automaticamente in travaglio. Da 1906, da quando è nato la Pentecoste, e abbiamo detto stavolta che la Pentecoste non è un risveglio, ma è il segno della morte che il Vangelo ha lasciato l'epoca dei gentili ed il Vangelo è ritornato dagli ebrei. E abbiamo visto che il giorno del Signore è il giorno di Malachia 4. E Malachia 4, lo possiamo leggere, che la Bibbia dice che Malachia 4 è un giorno spaventevole. Non è un giorno che arriva e la gente si deve dire, oh, dobbiamo fare così. Ok, Malachia 4. Poiché ecco, il giorno viene ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Quel giorno, abbiamo detto, William Branham ci ha identificato, ci ha spiegato chi sono i malfattori. Ha detto che sono delle persone che vanno in chiesa. I malfattori sono delle persone che vanno in chiesa. I malfattori saranno come stoppie. Il giorno che viene li incendirà. Quando Malachia 4 viene, quando Elia, quando l'occhio ardente come il fuoco guarderà nelle nostre chiese, lui non verrà niente di Dio, lui verrà solo delle cose mondane nelle nostre chiese, organizzazione, peccati di qua e di là. Ok? E allora Malachia 4 metterà a nudo tutte le chiese. È lì che uno scrittore che aveva scritto contro William Marion Branham ha detto: io sono contro William Marion Branham, ma c'è una cosa di cui sono d'accordo con lui, che le nostre ha attaccato le nostre denominazioni. E tutto quello che ha detto sulle denominazioni è vero, perché le denominazioni sono diventate solo luogo di spiriti immondi. La gente si nasconde nella chiesa, la gente si nasconde sotto le gonne. E abbiamo visto qui, il giorno che viene l'incendirà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo, ma per voi che temete il mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli, fate uscire dalla stalla, voi calpesterete gli empi. Ma coloro che temono il nome del Signore, Pietro, quando Pietro aveva incontrato Caiaf, aveva incontrato Gesù Cristo, quando aveva incontrato Gesù Cristo, allora lui, la guarigione sarà sotto le sue ali, voi calpestate, quelli là che avevano riconosciuto Gesù Cristo hanno calpestato i farisei dell'epoca, perché Pietro poteva entrare nei campi e prendere il giorno di sabato e prendere il grano e mangiare, e diranno a Gesù: ma come mai i tuoi discepoli non rispettano la legge di Mosè? E Gesù dirà a loro: hanno la sposa. I tuoi discepoli, Pietro, prendi questi due agnelli, così andiamo a fare sacrificio. Pietro dirà: no, quei agnelli mi servono per fare la festa a casa mia. Perché ha capito che non è più l'agnello a quattro zampe, ma l'agnello è diventato un uomo. Perché quando voi avete la rivelazione perfetta della parola di Dio, la vostra visione e il vostro modo di pensare cambia. Ok. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Ricordatevi della legge di Mosè. Allora Malachia 4 è un giorno spaventevole, è un giorno terribile. E noi vediamo che gli occhi, quando gli occhi di Dio sono venuti sulla terra, che cosa hanno fatto questi occhi? Hanno cominciato a guardare. E quando hanno cominciato a guardare, hanno visto che le nostre chiese
sono riempiti di fornicazione, delle cose che non vanno. Ora leggiamo un po' il profeta. Pensate a questo, sono a pagina 51. Pensate a questo. Quegli occhi che un tempo furono pieni di lacrime, dunque nella prima venuta erano occhi pieni di lacrime, poteva perdonare. Alla croce i soldati romani hanno spuntato su di lui. Caiafa e tutta la cricca le insultavano e lui guardando ha detto: Padre, perdonali, perché la prima parte di Isaia 61 stava adempiendo ancora. Ma quando lui ritorna nella forma della sposa, come l'abbiamo letto ora, non sarà più perdono per nessuno. Ok. Pensate a questo. Oggi parliamo solo di grazia alle persone. Venite, la grazia c'è. La grazia c'è. Allora, venite in chiesa. Perché non sei venuto in chiesa? Non sai che se non vieni in chiesa non andrai al rapimento? Non sanno manco che cos'è il rapimento. Venite in chiesa. Allora, venite in chiesa. È diventato un coro che cantiamo. Pensate a questo. Quegli occhi che un tempo furono pieni di lacrime, di dolori e sofferenze. Quegli occhi che piansero di compassione alla tomba di Lazzaro, quegli occhi che non vollero vedere la cattiveria degli assassini che lo appendevano alla croce, ma che con sofferenza gridò: Padre, perdonali. Ora questi occhi sono una fiamma di fuoco. Ora, nel giorno del Signore, nella seconda venuta, questi occhi non sono più di lacrime, ma sono diventati una fiamma di fuoco, gli occhi del giudice. Sono diventati gli occhi del giudice. Quando lui viene, viene con l'occhio del giudice e comincia a vedere le cose. È entrata nelle nostre chiese. Questi occhi sono entrati nelle nostre chiese, nelle nostre case. Ha visto la nostra adorazione. Ha visto che non è quello che Dio vuole. Perché abbiamo letto nel libro di Amos dove Dio diceva che i vostri sacrifici mi puzzano nel naso, che non vanno. Ok? Ora, questi occhi sono una fiamma di fuoco, gli occhi del giudice, colui che ricompenserà coloro che lo hanno rigettato. Di tutte le emozioni umane, quando lui apparve quale figlio dell'uomo, questa fu quella che gli manifestò di più. Egli pianse sovente, eppure dietro a quel pianto e a quella sofferenza vi era pure sempre Dio. Quegli stessi occhi videro visioni e si guardarono profondo nei cuori dei uomini e lessero i loro pensieri e conoscevano e conosceva tutte le loro varie vie. Da quegli occhi mortali sfavillava Dio, colui che gridò a colui che non lo conoscevano per quello che egli era. Se non credete che io sono, voi morrete nei vostri peccati. Giovanni 8:24. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio le opere di mio Padre, anche se non credete a me, credete a me, non alle opere. Quando Gesù faceva le opere, ha detto: oh, perché mi state condannato? Mi state condannando perché ce l'avete con me? Per le opere che ho fatto? No, non ti condanniamo per le opere che hai fatto, ma ti condanniamo perché tu che sei un uomo ti fai Dio. Questo è il grosso del problema oggi. Tu, perché noi aspettiamo un giudizio, noi aspettiamo un trono bianco, noi aspettiamo che il mondo sarà distrutto e tutti noi aspettiamo un uomo che viene con un vestito bianco. Ma quello è, io ho detto qui che quando noi parliamo del vestito bianco, non è che là Dio ha una sarta che ha una stoffa bianca e fa sempre a cucire dei vestiti. No, fratelli. William Branham dice: il mio compito è di prendere la parola. La parola è vestito bianco per vestire la sposa di Cristo. La parola è vestito bianco. Dunque non sono vestiti bianchi così, perché Adamo e Eva non avevano vestiti
bianchi nel giardino dell'Eden. No, fratelli, è un linguaggio biblico, è un linguaggio della parola. E per questo che William Branham dice bisogna studiare i simboli, a studiare i profeti, altrimenti noi non capiremo il libro di Apocalisse. Dunque gli occhi che sono fiammeggianti, oh, sappiamo che l'occhio nella Bibbia è il profeta. Quando lui viene, e avevo detto che ogni volta che Dio si manifesta sulla terra, viene sempre nella forma di un profeta. E quando gli occhi, sappiamo che l'occhio è veggente, ma l'occhio veggente di Dio quando è venuto sulla terra da 1906 in poi, che cosa ha visto sulla terra? Ha visto solo maledizione, non ha accettato niente, infatti il mondo l'ha rigettato, il mondo l'ha rigettato completamente. E la Bibbia dice qui, e gli dice: se le opere che faccio, cioè non credete in me, almeno credete le opere, vedete. Ma no, noi aspettiamo il Messia. Ok, lasciamo stare l'uomo del Kentucky, lasciamo stare il figlio di Shalediera Abraham, ma le opere che faceva lui, discendendo il cuore delle persone, girando le spalle al pubblico, faceva come Elohim aveva fatto a casa di Abramo, quelle opere chi le può fare se non il Messia? Se è la mia persona che è il problema, ma guardate almeno le opere manifestano il Messia sulla terra. Ma oggi che cosa fa il mondo? Il mondo ha rigettato Cristo e stanno aspettando e li verrà, stanno aspettando e li verrà. Gli occhi del profeta hanno guardato sulla terra, quando hanno guardato sulla terra ha visto solo maledizione sulla terra. E William Branham dice, nell'opuscolo, e non lo sa, l'ho letto poco tempo, lo voglio leggere, nell'opuscolo, e non lo sa, nell'opuscolo, e non lo sa, scusatemi se lo trovo, lo leggo. Mi sembra che l'avevo visto qui, ma no, non ce l'ho. Sì, ce l'ho, lo leggo, lo prendo subito qui. Sì, ce l'ho qui. Abbiamo. Sapete, William Branham ha detto nell'opuscolo, dicevo giovedì scorso o mercoledì, che la scienza è entrata nel laboratorio di Dio, e quando sono entrati nel laboratorio di Dio, William Branham dice, Dio ha aperto il suo laboratorio e ha detto entrate dentro. E sono entrati nel laboratorio di Dio, hanno trovato alcune formule che Dio ha lasciato là, sul tavolo, come aveva fatto per Lucifero più di 6.000 anni fa. Lucifero è entrato nel laboratorio di Dio, ha sentito due predicazioni e ha detto, ah, il giorno in cui voi mangerete, voi morirete. Ha visto le combinazioni chimiche che Dio aveva fatto, ha rubato due formule, è sceso sulla terra, ha detto aspettiamo, allora facciamo cadere Adamo nel peccato. Dio ha aperto il suo laboratorio per lui. Sapete, ma lui, William Branham dice, Dio e Satana erano quasi uguali, ma c'è qualcosa che Satana non è creatore. È la creazione che mette Dio al di sopra di lui, perché il potere di creare Satana non ce l'ha. Allora, quando Dio ha aperto il laboratorio, Satana ha infilato il suo naso dentro, ha visto due scritture, ha detto, ora scendo sulla terra, faccio un danno, faccio cadere l'uomo nel peccato. Quando l'uomo cade nel peccato perché ha sentito la predicazione, il giorno in cui voi mangerete, voi morirete. Sapete che Satana sa il senso della parola morire, perché morire non è quello che noi diciamo morire. Morire nel linguaggio di Dio significa dormire, ma il linguaggio di Dio morire significa, il senso di morire significa separati eternamente con Dio. Dunque Satana sa che se lui può portare Adamo a cadere, a disobbedire alla parola di Dio, Adamo sarà annichilito per sempre.
Ma lui, c'è qualcosa che lui non sapeva. Quando Dio l'ha fatto entrare e che lui ha visto la formula della morte, non sapeva che nella mente di Dio c'è un altro segreto, che è il segreto dell'agnello già preparato prima della fondazione del mondo. E William Branham dice: oggi i scienziati sono entrati nel laboratorio di Dio, Dio li ha lasciati fare, sono entrati. E quando sono entrati, che cosa hanno detto? Hanno scoperto la bomba atomica, la bomba idrogena, la bomba questo. Come possiamo fare dei bambini al laboratorio? Le donne hanno detto: vogliamo fare carriera, non vogliamo più portare figli, io voglio fare solo carriera, devo arrivare a fare carriera, devo avere un bel stipendio. Quando tornano a casa, aprono, non hanno mariti, non hanno figli, hanno una vita così desolata, che piangono, ma vogliono fare carriera. Le vedete sulla strada, fanno carriera. E c'è Google, Microsoft, Facebook, tutte quelle aziende grosse di New York che sono lì a Wall Street, dicono alle donne: se volete lavorare per avere carriera, non dovete avere figli. Prendiamo le vostre ovuli, come lo chiamano, e le mettiamo nel congelatore di un laboratorio, e poi quando avrete 40-60 anni possiamo fare fecondazione, così avete un figlio. E quando uno ha già 60 anni, li tirano un bambino dal congelatore, perché nel laboratorio lo fanno. Ci sono quelli là che vanno a vendere i loro semi, uomini che vendono i semi, per fare tutte queste cose, le fanno in laboratorio. Dio ha aperto per loro, la scienza è entrata dentro e fanno tutto quello che possono fare. E William Branham dice, e Branham ha visto già tutta questa cosa qua. E io voglio dire ai fratelli, quando gli occhi di Dio sono venuti sulla terra, ha visto tutto. Quello che noi vediamo oggi, che sta succedendo sulla terra, è soltanto la conseguenza di quello che il profeta ha portato sulla terra. Il profeta non è più venuto sulla terra con la benedizione, ma è venuto con la maledizione di Dio sulla terra. E ditemi, tutti i profeti che vengono sulla terra, leggete la Bibbia, hanno sempre maledetto Israele. Finché un giorno un uomo ha detto a fratello Branham: ma vedo che tu ogni volta tu maledici sempre l'America. E William Branham dirà a questo uomo: leggi la Bibbia e dimmi se un profeta in Israele ha mai benedetto Israele. Perché quando voi lasciate la parola di Dio, tanto William Branham dirà, con l'America Dio ha chiuso da 1957. Dio ha chiuso con l'America da 1957, perché ha detto i pentecostali, l'America ha rigettato la Bibbia. È finito. Quando voi rigettate la parola, è finito. Allora Dio ha aperto il suo laboratorio. L'abbiamo letto nel dolore di Papo e sono entrati dentro. E William Branham, prima di morire, 65, ha predicato un messaggio che si chiama E non lo sa. E in questa predicazione c'è un uomo che ha avuto una visione. E ha visto fratello Branham su un cavallo bianco, vestito come un capo indiano. Ed è un capo perché quando è andato nella gloria, i fratelli gli hanno detto: sulla terra tu sei un capo. E quel fratello dice, nel paragrafo 261 dice: guardai laggiù e c'erano parecchi scienziati, dunque gli uomini di scienza, che erano lì. E il mattino dopo, questo successe il sabato, il mattino dopo io predicai sui scienziati, sapete che sono del diavolo. I scienziati sono del diavolo, ma hanno ricevuto l'unzione per portare a termine un'opera. E per questo che William Branham dice, fratelli e sorelle, che voi dovete credere la guarigione divina. Non giriamo intorno alla tavola, è lì la cosa. I scienziati, vedete quello che fanno i scienziati oggi? Tutte quelle case farmaceutiche che fanno le medicine, per fare che cosa? Non pensano alla salute dell'uomo, ma per uccidere l'uomo. Vi mettono veleni, hanno detto, se tu compri una medicina, tu lo prendi, se tu fai una medicina, lo porti al laboratorio, ti chiedono, ma quella medicina che tu hai fatto,
che noi dobbiamo mettere sul mercato guarisce solo o, deve, o ha la capacità di produrre altre malattie. Se tu rispondi a guarisce solo, ti dicono no, non lo brevettiamo. Tu ci devi dire che questa medicina, se va a colpire male di testa, deve creare cancro. Allora lo brevettiamo. È così che fanno. Gli scienziati sono del diavolo. Ecco la legge del mercato. Se un uomo scopre una medicina per guarire, per esempio, il cancro, gli dicono ok, questo guarisce il cancro, ok, l'accettiamo. Ma guarirà solo il cancro o guarendo il cancro deve produrre un'altra malattia nella persona. Se tu dici non solo cancro, allora non lo brevettiamo. Perché se ti fermi questa malattia e che quello lì è guarito, come troveremo altri soldi? Perché è diventato un affare di soldi. Ecco la scienza che abbiamo oggi. E William Branham dice la scienza è del diavolo. E dice gli scienziati là versavano delle cose nelle provette. Voi che avete studiato, le provette sono delle cose che fanno esperimenti nel laboratorio e mescolano sostanze chimiche. Dobbiamo mescolare questo, con questo troviamo tale cosa, questo fa la bomba atomica a idrogeno. Se mescoliamo questo e lo mescoliamo a un'altra cosa, questo farà la bomba atomica con l'uranio. E mescoliamo questo, questo se lo mettiamo sul mercato, lo mettiamo un po' nel Coca-Cola, la gente lo beve poco poco alla volta, prima di arrivare a 50 anni si piglia un cancro e morirà. L'altro lo mettiamo un po' nel latte. Tutte quelle sostanze lo versano nel cibo, tutto quello che compriamo al supermercato. Gli scienziati sono del diavolo. I Branham ha visto tutte queste cose qua. E Branham dice, sapete che sono del diavolo. E dice, i scienziati là versavano delle cose nelle provette e le mescolavano. Versavano delle cose nelle provette e le mescolavano queste cose qua. Prendono un po' di sostanza giallo, questo qua lo versano qua, poi prendono l'altro, lo versano lì. Fanno degli esperimenti per vedere che cosa possono combinare nella vostra vita per uccidere di più, per fare più danno. Hanno scoperto, quando è morto Hitler, sono andato a guardare nel libro, nella cassaforte di Hitler, hanno trovato le formule delle bombe atomiche, delle bombe che lui non ha potuto fare, le hanno presi tutte e le hanno lì. Ok? Questo qua, e disse, gli scienziati là versavano delle cose nelle provette e le mescolavano, disse, tu fermasti il cavallo, alzati di nuovo le mani e gridasti, ancora una volta cavalcherò per questo sentiero. E disse, l'intera terra tremò, quelle persone tremarono, disse, guardarono e si guardarono l'un l'altro così e guardarono in alto a te. Loro scrollarono le spalle, continuarono con la loro ricerca scientifica e dice, tu cominciasti a andare verso l'ovest. Fratello Branham è passato nella visione, ha visto gli uomini di scienza che mescolavano le loro cose. Lui ha gridato e quando ha gridato, gli uomini di scienza si sono fermati, l'hanno guardato, hanno fatto questo passo qua. Ma e sono andati avanti. Branham dice, io passerò di nuovo per questa strada. Ma quando ha gridato la terra si è tremato. Ma i scienziati hanno detto, non se ne freghiamo, andiamo avanti per la nostra strada. Perché lo fanno così? Perché hanno ricevuto l'unzione. E William Branham dice, la cosa è nelle mani degli empi per distruggere la terra. L'occhio, per concludere, abbiamo detto, quei fiammeggianti occhi del giudice stanno anche ora prendendo atto della vita di ogni carne, scorrendo avanti e indietro attraverso la terra. Non c'è nulla che li non sappia. Egli conosce i desideri del cuore e quello che ognuno intende fare. Non v'è nulla di nascosto che non abbia ad essere rivelato, poiché tutte le cose sono nude davanti a colui con cui noi abbiamo a che fare. Pensa a questo,
Perfino adesso, egli sa ciò che tu stai pensando. Sì, eccolo stare lì, quale giudice con gli occhi fiammeggianti, per fare giudizio. Il giorno della misericordia è passato. Il giorno della misericordia è passato. Ah, questo è un gran bel soggetto che possiamo toccare, ma non abbiamo tempo. Lo studierò in questo, domenica prossima. Il giorno della misericordia è passato. Oh, che gli uomini possano ravvedersi e cercare la sua faccia con giustizia, mentre v'è ancora tempo. Che si facessero del suo petto il loro cuscino prima che il mondo si dissolvi nel fuoco. Che Dio vi benedica. Amen.